Quest'anno, come Global Compact, abbiamo dedicato il percorso che porta al CEO Meeting alla catena di fornitura sostenibile. Perché questo tema? Il tema è rilevantissimo dal punto di vista delle sfide che riguardano il sistema industriale italiano, connesso con le trasformazioni del Green Deal europeo e con le sfide dell'Agenda 2030. Infatti le catene di fornitura sono il luogo attraverso il quale noi possiamo coinvolgere le piccole e medie imprese. Le grandi imprese possono attivare migliaia di propri fornitori in percorsi di sostenibilità. Peraltro, questo tipo di analisi ha tenuto conto anche di alcune novità rilevanti. La novità della guerra in Ucraina, con ciò che comporta dal punto di vista della gestione delle tematiche sociali all'interno delle filiere. Oppure le novità dal punto di vista istituzionale e legislativo della Commissione europea, che riguardano il tema della valutazione degli impatti ambientali, di SMH, oppure le logiche di circolarità, o ancora i problemi della rendicontazione della sostenibilità. Tutti questi elementi sono stati letti in una logica integrata, strategica, per la quale le imprese diventano responsabili di quello che col cambiamento climatico viene chiamato Scope 3, ovvero la possibilità di riuscire a ridurre le emissioni non soltanto dirette, ma anche quelle indirette, e in questo modo generando un impatto che può essere estremamente significativo. Nel CEO Meeting noi trarremo le conclusioni di questo ragionamento insieme agli amministratori delegati e ai presidenti delle oltre 30 imprese che hanno partecipato a questo esercizio.